presentata a Palazzo Lascaris la Summer School, un progetto di formazione di alto livello che la Consulta regionale europea ha promosso in collaborazione con i più prestigiosi organismi internazionali che si occupano di ricerca. Due settimane di studi sul tema Europe, Migration and Inclusive Growth e Focus on Human Capital. La scuola è aperta a laureati e professionisti che riceveranno una formazione specialistica in ambito economico, giuridico e sociale. Un evento importante è quello che oggi la Regione Piemonte ha vissuto ospitando in Sala Viglioni i ragazzi partecipanti alla Summer School, un progetto che proseguirà pensando che il coinvolgimento dei giovani sia importantissimo, riesca a dare ricchezza e sicuramente una visione del futuro. Io penso che le opportunità offerte ai ragazzi, non solo italiani ma di tutto il mondo, siano un grande investimento. Oggi inauguriamo una summer sul tema che è noto e dolorosamente noto a tutti, che è delle politiche di migrazione e dal punto di vista anche dell'impatto economico sulla crescita. Noi riteniamo come Università di Torino che iniziative di questo genere siano molto positive per svariati aspetti. Il primo è la costruzione di una rete di cooperazione fra il sistema delle Nazioni Unite, la stessa Università di Torino, la consulta della Regione per le questioni europee e in generale la utilità per la città di ospitare iniziative di formazione internazionale. Questa è una scuola, diciamo, un po' unica al mondo, oserei dire, perché vede la collaborazione tra il sistema universitario torinese e piemontese e gli enti delle Nazioni Unite che sono qua a Torino, che fanno formazione, e anche l'European Training Foundation, che è l'ente dell'Unione Europea che si occupa anche di formazione. Quindi è una scuola un po' particolare perché ci sono le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Università, l'Istituto di Studi Europei. Devo dire, abbiamo ricevuto davvero tantissime candidature, il che dimostra che sull'immigrazione si vuole dialogare, discutere e trovare delle soluzioni ragionevoli per tutti.